la tradizione. Rinnova la tradizione? No, c'è bisogno del microfono. No. Magari si deve fare gli auguri. Avete meglio per motivi tecnici? Va bene. Bene, questa è una delle ricorrenze che più mi piacciono, quelle del saluto con... Del saluto con i giornalisti, con la stampa, radio, televisioni. Tra l'altro questa è anche la sala dove facciamo ormai da 3 anni, sì, da 3 anni e mezzo, il pranzo con i rappresentanti delle confessioni religiose di fine anno. Quindi un po' di appuntamenti tradizionali ormai sono legati a questa bellissima sala di Lorenzo il Magnifico. E ci sarebbero tante cose di cui parlare, però cercherò di essere molto breve e di toccare magari gli aspetti che più mi stanno a cuore. Innanzitutto, in questo anno che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle, credo che siamo riusciti nell'obiettivo di accelerare il ritmo di trasformazione della città, ed è talmente visibile che basta uscire fuori e guardare quanti cantieri ci sono in città. Stiamo raggiungendo gli obiettivi fatidici che ci eravamo attesi, prima di tutto quello della tranvia, sapete, l'anno scorso ci siamo fatti gli auguri e non sapevamo se davvero avremmo potuto finire la tranvia nei primi mesi dell'anno. Quest'anno lo possiamo, questa volta possiamo dirlo con grande certezza, a meno che non scoprano uno scheletro di mammut nel cantiere di Valfonda, che stanno ritrovando un sacco di resti archeologici. La cosa, come sapete, ha un po' rallentato i lavori, ma non siamo ancora della soglia. Se scoprono cose più significative, dobbiamo cominciare a preoccuparci, ma insomma, incrociamo le dita, abbiamo già avuto parecchie sventure, ora meritiamo di avere qualche fortuna e di chiudere bene questi lavori della tranvia. E devo dire, l'anno si è concluso anche con delle buone notizie, perché sapete tutti che il via libera della commissione sulla via dell'aeroporto era molto atteso, c'erano ancora tanti scettici, manca la firma del ministro Franceschini, come sapete, ma ho parlato con il ministro e mi ha detto che in poco tempo dovrebbe arrivare. Questo risultato, e poi anche la notizia di ieri dell'altro che è arrivato dalla commissione tecnica del Ministero dell'Ambiente sul famoso piano delle terre rocce da scavo, la rimozione, che ha in certi casi bloccato, in certi altri rallentato pesantemente i lavori dell'alta velocità. Quindi siamo in condizioni davvero di poter affrontare tutte le grandi prove che abbiamo davanti. Alcune opere l'anno prossimo le finiremo, il 2018 sarà l'anno della tranvia, e io sono molto fiducioso anche sul fatto che tante persone la prenderanno subito, avrà un grande successo, non solo perché la linea 1 sta andando oltre ogni previsione, ormai viaggia verso i 14 milioni di passeggeri all'anno, alla fine di quest'anno toccheremo quasi questa soglia, dato che, come sapete, non era previsto neanche nelle più rose aspettative del project financing, ma anche perché le linee 2 e 3 servono un'area molto molto importante. E è vero che le abitudini sono le più difficili da superare, però se noi diamo delle opportunità vantaggiose i cittadini capiscono. Vi faccio un esempio: il parcheggio di Villa Costanza, altra opera che abbiamo realizzato e inaugurato quest'anno, è partito a rilento. Molti scettici dicevano: ecco, sarà l'ennesima cattedrale nel deserto, sono buttati via. Invece nel giro di pochi mesi ha raddoppiato l'utenza e in certi casi si è rivelato un vero e proprio polmone per i grandi eventi. Pensiamo al Festival Rock quest'estate alle Cascine, ma anche questi giorni che sono stati di grande traffico, il parcheggio è stato utilizzato molto, lo stesso dovrà essere per il Capodanno. È tutta questione di cambiare atteggiamenti e cambiare abitudini. E qui viene in gioco il tema della comunicazione. Io, non tanto per fare battute, ma è vero, penso che siamo molto più bravi a fare che a comunicare.
E se riuscissimo ad avere quella capacità, non perché me la voglia prendere Giovanni Carta, non è una anzi, quest'anno è stato anche l'anno del Carta, facciamogli un applauso. Dalla radio a Palazzo Vecchio, insomma, pensate, no? Non perché ce l'abbia Giovanni, un po' di ragazzi della comunicazione sono qui, a cui voglio gran bene, abbiamo tra l'altro una squadra di ragazzi giovani bravissimi, lo voglio dire, sono veramente bravi e preparati, ma perché ci rendiamo conto che avere una comunicazione strutturata, impostata su punti strategici, non è facile per, soprattutto quando tu governi una città, perché la città non è come un'azienda, fai una programmazione, sì è vero, puoi avere degli accidenti, puoi avere degli imprevisti, ma la città è sempre un imprevisto, cioè ti cade un albero in una strada, ti si rompe un tubo dell'acqua, va a fuoco due stanze di un ufficio, tu devi riuscire a tenere insieme lo sguardo sull'orizzonte e lo sguardo su dove stai camminando, è quasi impossibile. Però è la grande sfida di chi governa le città. Cioè, è quel festinalente che Cosimo De Medici ci ha lasciato, non so se sono anche in questa sala, da lui non le vede, di solito diciamo che sono nella sala di Cosimo, ci deve essere più forza. Comunque, è il festinalente, la tartaruga va piano e va lontano, e la vela va veloce e ti porta a raggiungere obiettivi immediati. Noi dobbiamo avere questa capacità di tenere insieme velocità diverse e focalizzare obiettivi diversi contemporaneamente. In questo caso voi siete di grande aiuto, io lo voglio dire e voglio ringraziarvi, perché anche quando ci maltrattate, diciamo che questo siete bravissimi, comunque io riconosco il fatto che siete fondamentali per governare una comunità, perché comunque la comunicazione è un elemento di coesione. Comunicare vuol dire, la radice etimologica è appunto legata a mettere in comune e quindi a condividere. La comunicazione è fondamentale per la coesione. Per questo sono anche molto preoccupato, perché oggi si pone una sfida, secondo me, vitale, che corre su quel confine che c'è tra comunicazione e tutto il resto. Non c'è solo un tema di qualità dell'informazione, ma c'è anche il tema di riconoscibilità dell'informazione. Ed è un lavoro giorno per giorno più difficile, perché giorno dopo giorno, voi lo sapete bene, meglio di me, ma in questo caso credo veramente che condividiamo lo stesso destino, noi abbiamo ogni giorno cittadini che scambiano una serie di notizie per informazione. Di recente un quotidiano nazionale ha fatto un'analisi, ma ormai le analisi stanno, a dire, le troviamo ovunque e tutte ci danno questo dato. Si sta sbiadendo quel confine che c'è tra l'informazione, quindi raccontare un fatto per come questo si è manifestato, e tutto ciò che non lo è, non è solo disinformazione, è anche, come dire, quella terra di mezzo dove il cittadino che non ha gli strumenti, non è attrezzato, che a volte è anche impaurito, si muove con grandissima difficoltà. Questa è una sfida dalla quale secondo me passa il destino di centinaia, migliaia di persone, giornalisti, giovani, meno giovani, che lavorano nelle radio, nelle televisioni, nei giornali, perché il giorno in cui si ritenesse che l'informazione non fosse più un elemento centrale di un paese, di un modello di convivenza, l'informazione sparisce, diventa opinabile, marginale, diventa in sostanza non più indispensabile, diventa un fatto di cui si può fare a meno. Questo aspetto, che è molto psicologico, ormai sta contagiando la nostra comunità in modo impressionante e ad una velocità, diciamocelo francamente,
che ci ha preso tutti quanti un po' alla sprovvista, perché noi non credevamo che questo contagio sarebbe stato così rapido. E io me ne sono reso conto facendo il sindaco in tante occasioni, da ultima quei 120.000 contatti di un post su Facebook di un signore che diceva che stava crollando il ponte di San Nicolò. E 120.000 persone hanno acquisito quello come una notizia credibile. Non avete idea di quante telefonate sono arrivate ai centralini della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, di interventi da fare, con tutto quello che si è innescato ovviamente, perché poi i costi sociali che sono legati a questo sono devastanti, chiudono i quotidiani, vanno a casa le persone, si ovviamente si crea anche disgregazione sociale, collettiva. Nel momento in cui non ci sono più degli elementi di certezza su cui tu fondi una convivenza, è chiaro che poi anche si mette in discussione quella convivenza. E questo vale anche nel dibattito politico, perché se tra avversari non si riconoscono neanche quelle minimali regole del gioco, tutto è lecito, tutto è possibile. Quindi questo è il pensiero che io voglio condividere con voi in questi auguri, cioè che abbiamo davanti una sfida difficilissima, cioè quella di rimettere l'informazione nella posizione dove deve stare, riconoscendo la qualità dell'informazione, ma anche stabilendo quelli che sono i metodi, i modi per riconoscere l'informazione in quanto tale e dare ai cittadini gli strumenti per distinguere. Questo è un lavoro che va fatto forse fin da piccolissimi, da quando i bambini vanno a scuola, perché ormai la digitalizzazione consente a un ragazzino, io ho un figlio di 10 anni, una bimba di 7 e uno di 3, nativi digitali. Mia figlia di 7 anni già ha dimestichezza di strumenti digitali. Il mio figlio già acquisisce informazioni da internet. Ci rendiamo conto quindi che non basta solo leggere il quotidiano in classe alle scuole superiori. Devi cominciare da quando i bambini hanno 5, 6, 7 anni, da quando vanno alle elementari, spiegare, dando loro gli strumenti per essere davvero liberi. Perché poi è proprio qui la questione. Non è che sei libero nel momento in cui ti apri senza strumenti a tutto quello che il mondo ti offre, va bene? Tu sei libero nel momento in cui hai gli strumenti per discernere, perché quando tu hai gli strumenti per discernere, allora sei libero di capire quali sono i contenuti che tu giudichi come informazioni e i contenuti che per te sono spazzatura. Questa è una sfida gigantesca. Però noi vogliamo starci. E lo dico partendo soprattutto dall'informazione classica della carta stampata. Sapete che Firenze è stata la prima città in Italia che ha lanciato un piano di supporto alle edicole, perché le edicole sono luoghi dove tu dai informazioni, anche perché non possiamo operare su altre fonti. Ecco. Per la città le edicole sono luoghi importanti. Abbiamo lanciato questo piano di azzeramento del canone del suolo pubblico in 3 anni, già 30% in meno 2017-18, 70% 2019, 100% 2020, per dare un supporto alle edicole che hanno grandi difficoltà e che sono tra le prime vittime di questo stravolgimento del sistema di informazione. Perché non è una battaglia di retroguardia, perché le edicole sono anche presidi sociali, soprattutto quando sono nelle periferie. Io lo vedo, la scorsa settimana sono andato a Brozzi, piazza di Brozzi, ho parlato di Volante, famosissimo storico di Brozzi, e giustamente mi dice: guarda, noi siamo rimasti in poco, c'è il pasticcere, c'è il macellario, il oratorio aveva chiuso, è rimasto lui, e dico: ah, quello che parla del cittadino, che si ferma, che guarda, che appunto mantiene i legami di quella comunità. È anche vero che però noi agli edicolanti chiediamo di fare cose, chiediamo di aiutare a promuovere l'informazione. Quindi i giornali non li devi tenere nel cassetto, le riviste nascoste e schiaffi, magari soltanto, che so io, le riviste rosa, quelle che vendi meglio, o il gratta e vinci, perché una degli edicolanti vende anche un sacco di gratta e vinci. Falli vedere, e ovviamente il compito è quello di promuovere l'informazione. Più c'è informazione in una società, più c'è democrazia. Cioè, se c'è un indicatore
di democrazia è la ricchezza e pluralità di informazioni. Su questo non c'è, come dire, elemento che possa negare un dato del genere. E quindi noi, diciamo, e noi stiamo cercando di dare una mano ai liberi. Ora facciamo un altro passo in più, per l'annuncio oggi. Intanto vorrei dire che dopo quella nostra iniziativa abbiamo chiuso un accordo con l'ANCI e con la Federazione degli Editori, perché tutti i comuni facciano iniziative a favore del promuovendo la diffusione dell'informazione attraverso le edicole, che a Firenze ben presto diventeranno anche luoghi dove si può comprare il biglietto del mangio musicale, dove puoi pagare una serie di servizi, quindi dei centri servizi. Ma facciamo una cosa in più. Promuovere l'informazione vuol dire anche diffondere elementi di richiamo dell'informazione. E allora, visto che spesso le persone vanno nei luoghi pubblici, esercizi pubblici, tabacchi, bar, eccetera, e lì possono trovare un giornale, eccetera, abbiamo insieme all'assessore Per, l'assessore del Re, escogitato un sistema per favorire la diffusione delle locandine. E quindi dal 1 gennaio noi consentiremo a tutti gli esercizi pubblici di Firenze, bar e tabacchi, di posizionare gratuitamente, senza pagare il suolo pubblico, le locandine dei quotidiani che sono in diffusione ovunque. E alle edicole, che invece pagano la cosa per le locandine, applicheremo lo stesso piano di sconto che abbiamo già deciso per la struttura, quindi 30% 2018, 70% 2019, 100%. Così si vedranno più locandine. Ora, di solito le locandine sono contro il sindaco, quindi sicuramente sapete che è una decisione impopolare la mia, molto impopolare. Però, vorrei dire, mettiamola in conto, poi magari chissà, qualcuno potrebbe essere magnanimo, ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è che, vedendo più locandine, viene più voglia di comprare un bel quotidiano. E comprare un quotidiano vuol dire dare un aiuto alla democrazia, non vuol dire arricchire l'editore di turno. È un piccolo gesto. Io credo che potrebbe far parlare e che altre città potrebbero poi imitarlo. È chiaro che questo vale per la carta stampata. Laddove riusciamo, possiamo fare cose anche per televisione e radio, lo faremo. Voglio anche dirvi che noi abbiamo un bellissimo rapporto con i media, per esempio tanti eventi culturali noi li facciamo, li organizziamo, li promuoviamo con le radio, che sono anche soggetti culturali, che sono anche appunto soggetti che promuovono la cultura della città. Questo è un altro metodo, secondo me utile. La RAI, però per esempio stamattina io ancora non sto benissimo, ma avrei dovuto essere ai microfoni radio anch'io. È bella questa iniziativa di portare nei territori la voce della radio nazionale nelle sedi locali. E quindi devo dire anche con la RAI le cose che si possono fare, le facciamo. Noi abbiamo una sede bellissima, una sede che è via, non è più Lungano Colombo, ma è da sulla Bernabei. Ora è via Ettore Bernabei, prima era via Cile Gaspari, ha mantenuto una strada di qua, è diventata via Ettore Bernabei. E quello sicuramente è un altro di quei progetti che dobbiamo sviluppare insieme. Vedo Guido, che non è il direttore della sede, però insomma è il punto di riferimento dell'informazione locale. Ecco, quindi chiudo con questo augurio e anche con questo impegno da parte nostra. Sostenere la libera informazione, perché anche un sindaco, un'amministrazione locale può fare la sua parte e può essere anche un modo per dire ai cittadini di imboccare le maniche e darvi da fare anche voi, perché se volete essere davvero liberi in una democrazia dovete sapere che c'è bisogno di informazione e di più informazione possibile, ma soprattutto c'è anche bisogno di distinguere cosa è informazione e cosa non lo è, perché da qui passa la civiltà del paese. Davvero passa la civiltà del paese e la coesione della comunità. Quindi grazie e auguri a tutti.